Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi effettueremo delle altre codifiche su un Audi E3 1.8V una restyling del 2017, questa volta però utilizzando il cavo VAG. Ok? Andiamo. Ok ragazzi, allora come potete vedere io già mi sono organizzato con il computer e con il cavo per i primi accessi. Il collegamento del cavo OBD è, come vedete sempre nei miei video, sotto qua. Questo qua, ecco qua, è questo qua, vedete? Questo qua di tipo viola, che adesso ad ogni modo nello specifico vi farò vedere anche il collegamento diretto con il cavo alla macchina e con il cavo al computer. Prendiamo il cavo. Il collegamento del cavo lo si fa così, in questa maniera qua, Basta andare sotto qua ed effettuare il collegamento in questa maniera qua, vedete? E invece dall'altra parte lo colleghiamo al computer. Ok, prendiamo il cavo e lo colleghiamo al computer. In questa maniera qua. Una volta fatto ciò, accendiamo il quadro alla macchina come in questo momento e andiamo ad aprire l'applicazione. Eccoci qua ragazzi, allora la prima cosa che dobbiamo fare ad ogni modo prima di entrare all'interno della centralina è, come sempre vi consiglio sempre, di fare una scansione di tutte le centraline. In questo caso allora andiamo in Audi A3 1.8V, eccola qua, e clicchiamo su iniziare. Facciamo la scansione di tutte le centraline. Ecco ragazzi, una volta fatta tutta la scansione delle centraline, eventualmente dovreste avere qualche tipo di problema o anomalia, qualsiasi di questa scritta si illuminerà di rosso, comunque ad ogni modo sarà evidenziato con la scrittura rossa. E basta cliccarci sopra, come devo fare per esempio in questo caso, due volte e in automatico entrate nell'errore della centralina per vedere di che si tratta. In questo caso, come potete vedere, è tutto verde, comunque il sistema è tutto ok, quindi non ci dà nessun errore, vedete? Nessun guasto riconosciuto. Quindi torniamo indietro e dopo, ad ogni modo, potete andare a cancellare eventualmente i guasti dal sistema cliccando qui sopra qua e cliccare su sì. Come in questo caso avete potuto vedere che comunque non c'erano guasti, quindi non siete andati a cancellare niente. Ma ad ogni modo può capitare che qualche macchina, qualche guasto, e quindi andiamo lì a cancellare questi eventuali guasti. Una volta fatto ciò, riesce nuovamente la lista. Voi la potete anche salvare, così da avere comunque un backup di tutte le vostre centraline e eventualmente qualche cosa leggere da lì e tornare indietro se avete sbagliato qualche cosa. Chiudere la scansione e andiamo nelle cartelle. Queste qua sono le principali centraline della macchina. Ragazzi, come sempre, la prima cosa che vi consiglio di fare sempre ad ogni inizio di qualsiasi codifica è disegnarvi il valore originale, così che mal che va o avete sbagliato o qualcosa non funziona, ritornate nuovamente sui valori originali, così in modo tale da non sbagliare e da non creare danni alla macchina. Ragazzi, invece in questo video vi farò vedere come sia possibile andare ad attivare i fen di nebbia in frenata. Cioè che nel momento in cui noi andiamo a frenare, insieme alle luci di freno, si attiveranno anche i fen di nebbia. E adesso vi farò vedere prima la funzione disattivata e dopo la funzione attiva. Che nel momento in cui io vado a frenare, come potete vedere, si accende solo il freno, questo qua, vedete? E dopo c'è il fen di nebbia, che sarebbe questo qua, vedete, il primo a sinistra. Invece il freno è questo qua, il primo di destra. Con questa modifica qua facciamo sì che quando andiamo a frenare, anche il fen di nebbia, questo qua di sinistra, si accenderà in automatico alla frenata, sia quello di destra che quello di sinistra. Ragazzi, per effettuare questa modifica, qua dobbiamo andare alla centralina, la 09. Andiamo in adattamento. Una volta qui andiamo in cercare e scriviamo Leucce 26 NSL.
Ragazzi, avete scritto bene, uscì tutto ciò che è selezionato per questa parola qua. Andiamo nel B26 e ci troviamo non attivo. In questo caso dobbiamo andare in quest'altro sottomenu qua e andare a trovare la parola che adesso vi faccio vedere. Luce del freno, eccola qua, la selezioniamo e andiamo nuovamente poi in adattare. Confermiamo sulla sostituzione e l'adattamento e questa funzione qua è attiva. In questo caso bisogna farla sia per lo stop di sinistra e sia per lo stop di destra. In questo caso questo qua con il B26 è lo stop di sinistra. Adesso invece andiamo sempre in Leuce 27, adesso in questo caso sempre. Quindi cambiamo la numero qua, 27, NSL sempre. Andiamo in questo menu qua e nuovamente adesso andiamo in B27. Ecco qua, anche qui è scritto non attivo. Andiamo su luce del freno, che sarebbe questa qua che sta qua, adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, luce del freno. Confermiamo, andiamo in adattare, selezioniamo sì. Ok, e adesso non ci resta altro che provare. Ragazzi, come potete vedere adesso una volta che freno, in più si accenderà anche il fendinebbia, guardate. Vedete? Fa sì che nel momento in cui andiamo a frenare aumenta la nostra visibilità. Ragazzi, ad ogni modo spero che questi video vi siano piaciuti e vi siano stati utili per le vostre codifiche e le vostre macchine. Come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e lasciate un bel mi piace. Ragazzi, mi raccomando, è molto importante per me, comunque ad ogni modo sostenetevi sul mio canale e per qualsiasi altra cosa scrivetelo nei commenti e sarò sempre lì e felice di potervi aiutare, ok? Ciao ragazzi, al prossimo video!